Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per le mie interviste della domenica. Guardate chi c'è oggi qua, c'è la canzone italiana veramente nel mondo. Bobby Solo è con me. Ciao Bobby. Ciao Tino, caro saluto ai tuoi telespettatori. Come stai? Bene? E ora sto ancora tentando di resistere in attesa di un vaccino e spero di resistere perché ho una voglia di andare in giro a cantare e portare musica e divertirmi col mio pubblico. Mi manca da 11 mesi, sono 57 anni che giro in tutto il mondo e soprattutto adesso in Italia perché c'ho qualche anno, non mi va di andare a fare dogane e bagagli smarriti, anche se mi hanno Certo. chiesto Canada e mi hanno chiesto Australia, però mi piace stare qui in Italia. I love my country. Certo, bravo. Senti, ti vedo elegantissimo e mi fai un'invidia pazzesca Ma per no, quei capelli che hai, e beh, che io sono fortunato, devo fortunato perché mascherare in qualche sono modo. fortunato perché non ho, diciamo che ho studiato un po' il problema e ho visto che quando una persona ha molti peli, normalmente a volte può perdere i capelli. Io non ho peli tranne nel triangolo delle Bermude, sul quale tra l'altro arriva la neve, e quindi praticamente non avendo peli, probabilmente tutta la concentrazione pelifera è È andata andata nei nei capelli. capelli, ebbene. Presa da mia mamma Mariolina Pettener, triestina, che aveva una testa a 96 anni, c'era una capoccia di capelli così. Mentre papà invece era un bell'uomo, occhi azzurri, alto, 1,80 m, però non aveva i capelli. Senti, ti vedo con in braccio il tuo strumento e allora parti, come facci sentire subito qualcosa di... Facciamo un omaggio a Elvis, che è l'idolo di tutta la mia E vita, come con il no? pezzo That's All Right, Mama. Well, that's all right to mama, that's all right to you. That's all right, mama. Well, I hate it when you do, but that's all right. That's all right. That's all right, that mama, anyway you do. Well, mama didn't tell me, papa don't tell me too. So that gal you're fooling with, she ain't no good to you, but that's all right. That's all right. That's all right, that mama, anyway you do. Well, I'm leaving this town, baby. Well, I'm leaving this town for sure. So you won't be bothered with me hanging round your door. That's all right. That's all right. That's all right, that mama, anyway you do. I got a dee 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 dee
all right that mama, any way you do. Grande right. Bobby, grande, e complimenti per l'intonazione, perché è straordinaria. E ti ringrazio di cuore, è anche un miracolo, perché l'intonazione viene, non per fare il professore, dall'equilibrio della correlazione di fase del suono dai due orecchi nel centro del nostro cranio, nel cervello. Io sono nato privo di orecchio destro, è proprio una malformazione. Quando sono fatto la lacrima, sono andato, mi hanno chiamato al Celio a Roma, dove prendevano i militari da giovani, a 19 anni, e gli ho detto: non mi potete prendere. Come non ti possiamo prendere? E sono sordo di un orecchio, non posso fare il militare. Ma non è possibile, hai fatto 3 mesi fa la lacrima sul viso. E allora fatemi l'esame. Mi hanno messo 2 cuffioni, mettevano qui un 1000 Hz, non sentivo niente, un 10.000 Hz, alla fine hanno alzato tanto che lo sentivo di nuovo a sinistra. E mi hanno detto: mamma mia, funziona per endocranico, cioè vibra attraverso l'osso. Sì, sì. E quindi mi hanno mollato. Quindi tu non ci senti dall'orecchio destro? Da quando sono nato, io non so cos'è lo stereo. Quando sento dire nei dischi che facevo, che faccio, che bello questa chitarra stereo, non so cosa vuol dire. Io quando sono in sala di incisione e misso, metto la testa così e sento i due altoparlanti. Però il Signore mi ha gratificato e mi ha dato questa intonazione
anche perché utilizzo anche le cuffie, il monitor system, che sono come in sala di incisione. È molto, molto facile cantare con il suono proprio come nello studio, mentre invece i miei colleghi un po' più diciamo tradizionalisti usano i monitor a terra, i speaker, e quelli se li alzi troppo fischiano del microfono. Certo. E quindi io sono contento di utilizzare quello che il sistema che uso io, e grazie per l'intonazione, sono felice che l'hai apprezzato. Lo sento ma molto semplicemente perché io non ce l'ho. Pensa che la mia mamma, io non so da chi ho preso diciamo l'intonazione, perché mia mamma Mariolina Pettener era stonatissima quando era agli anni 66, mi faceva in triestino: Roby, fammi quella bella canzone de Polanca, quella canzone che fa Nino, Nino, Nino. Ma cos'è, la sirena, mamma? No, Polanca la che canta Nino, Nino. Era You are my destiny, Nino, Nino. Ma come Nino, mamma? Cos'è sto Nino, Nino? È stonatissima, una campana proprio. Ma senti, come mai questa passione per Elvis? Magari è una domanda banale, ma... La cosa è nata da molto lontano. A 14 anni non avevo, ero un timido, magro, spaventato, e mi ero fatto l'amico più bullo della scuola come protettore, come bodyguard. Ero insicuro nella mia vita, non sapevo cosa volevo fare, non mi piaceva studiare, non mi interessava, volevo fare il ferroviere, non dentro la locomotiva, quello che spostava i treni, perché essendo pigro non volevo fare nessun lavoro. Ma a 14 anni mi innamorai, dove abitavo io, in un parco, c'era una 14enne americana, Betsy McGurn, con i capelli, una coda di cavallo biondissima, occhi verdi, belle gambe, cioè era un amore platonico, la ammiravo e basta. E lei, la incontrai, era la figlia del giornalista corrispondente a Roma della New York Herald Tribune. E lei mi diceva: I love Elvis, I love Elvis. Ma chi è sto Elvis? Io conoscevo Celentano, Mina, Tony Dallara, che mi piaceva tantissimo, col quartetto Radar. Conoscevo Renato Rascher, Johnny Dorelli, Ricky Gianco, non conoscevo. Ho avuto una sorella che purtroppo ho perso 6 mesi fa, che era del primo marito di mamma, e lei viveva in America, aveva sposato nel 50 un chirurgo in Texas, e mi mandò 2,45 standard play, Jailhouse Rock e Love Me Tender, e poi mi mandò un vinile di Loving You, il film, e Blue Hawaii. E da lì iniziai a pettinarmi come Elvis e a strimpellare, ma non per fare una carriera, per piacere a questa biondina. Che poi tornata in America non si è fatto niente, e quindi mia mamma, orgogliosa di me, mi ha fatto fare degli provini, delle audizioni alla RAI, che sono andati molto male. Avevo 15 anni e mezzo e c'erano tutti i professori con i capelli bianchi alla RAI a Roma, e mi ascoltarono dietro il vetro della regia. Io cantai un pezzo di Presley un po' melenso, Old Shep, una vecchia ballata country, e mi dissero: signor Satti, sappiamo che lei sta per fare il liceo, continui, lei non canterà mai, lei è negato per la musica, in più il mi della sua chitarra è scordato. Una profezia proprio. Mi mise a piangere, e arrivò Mario Gangi, chitarrista allievo di Segovia e chitarrista con Fausto Cigliano, che mi prese sotto l'ala e mi disse: lascia perdere questi tromboni, questi non capiscono niente, continua e vedrai che riuscirai a fare qualcosa. E da lì poi è iniziato tutto il processo, che sono arrivato alla Ricordi, ho fatto 3 dischi, non ho venduto neanche una copia di tutti i 3 dischi, li andavo a comprare io. Uno si chiamava Valeria, uno Blu e Blu, era una cover di Bacharach cantata da Bobby Vinton, e poi l'altro era Cristina, ma non vendetti niente, quindi mi volevano cacciare via. Ma il papà di Mogol, che mi voleva bene come un nipote e mi teneva in ufficio a Galleria del Corso, alle edizioni Ricordi, mi chiese: ma tu hai una canzone nel cassetto? Dico: guardi, io ho fatto una canzone per mia mamma in cucina, però il testo era il mio, cioè forse dietro quella duna, quando spunterà una luna. Disse: il testo è orribile, lo farà mio figlio. Vabbè, e suo figlio chi è? E questa canzone divenne? La lacrima sul viso. Ho capito, volevo che me la accennassi un pezzettino. Come no? Te la canto in inglese.
perché Frankie Lane era il cantante che la cantava con me in coppia nel 64 e si portò addirittura l'arrangiatore da New York, l'arrangiatore la fece a swing e fece tipo "For your love I wait a lifetime, so if you find you're mistaken and your new love has been breaking your heart, won't you come back to me? For your love I'd wait a lifetime, so when he has finished lying and your bitter tears need drying, my love, you can always turn to me. I could wait forever, swallow all my pride, if there's a chance, just the slightest chance, that someday you will come my way and you walk again by my side. For your love I'd wait a lifetime, so when he has finished lying and your bitter tears need dragging, my love, you can always turn to me. Grande Bobby, grande Bobby. E devo fare uso privato di mezzo pubblico perché hai cantato una canzone che ha amato tanto insieme a te mia sorella, che si chiama Patrizia e che me la devi salutare perché mi ha pregato, era innamorata quando aveva 14 anni di te. Volentieri. Cara Patrizia, un abbraccio e grazie di aver seguito le mie canzoni e spero che le continuerai a seguire nelle nuove evoluzioni musicali che io sto facendo. Grazie Patrizia. Beh, grazie Bobby. Diciamo che una carriera così lunga, perché sì, possiamo parlare di 57 anni. 57 anni. Esatto. Mamma mia, mi sembra una roba spaventosa. No, il termine spaventoso no, però sicuramente accidenti sono pochi quelli che possono fregiarsi. Sì, 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 veramente. Io quando sento dire di qualche artista celebriamo i 50 anni di carriera, e io sono 57, mamma mia. Però non preferisco non avere celebrazioni o premi alla carriera, perché mi sembrano delle sepolture da vivo. Io, la mia carriera è in totale evoluzione. Sono uscito un anno e mezzo fa con un disco, un tributo a Johnny Cash, con una band di Pisa, si chiama Bobby Solo Johnny Cash Tribute. Poi ho fatto un vinile con varie canzoni italiane immortali come L'Edera, pure Amore Scusami, Il Padrino, Come Prima, Torna a Sorrento, cantate io in inglese da crooner e in italiano da Antonio Salvati, un mio amico che ha una produzione a Milano che si chiama Rosso al Tramonto, una casa discografica. Poi ho fatto un disco di blues con un'etichetta di Milano specializzata nei vinile, AMS Record, in cui ho fatto un tributo a uno dei miei idoli paralleli a Elvis, che si chiama Tony Joe White, che era un bluesman della Louisiana, bianco, ma era talmente nero nella voce che sembrava nero. Certo. E questo disco si chiama Good in Blues. Ho altri progetti continuamente, non vedo l'ora di poter andare in sala di incisione a Padova perché ho altri dischi e altri progetti, quindi sono in continua bellissimo, evoluzione. Bellissimo, cioè sentire una persona di, si può dire, no? 76 anni, primavere e qualche autunno. Che è così in gamba ancora e ha ancora la vita davanti da sfruttare. Te lo vogliamo tutti, logicamente, ma non è da tutti. Non è da tutti. Grazie, Tino. Ma senti, toglimi una curiosità, Bobby. È vero che ti chiami così per uno sbaglio? Non è proprio uno sbaglio. Mio papà era del 906. Colonnello dell'Aeronautica, due medaglie d'argento in Africa come pilota mitragliatore, molto severo, durissimo. Ho preso tante botte, le ho anche meritate,
e anche mi sbatteva la testa contro le persiane quando si arrabbiava, e per quello sono diventato quasi Einstein, visto che queste botte hanno funzionato. Però non voleva assolutamente che io facessi il cantante, voleva che facessi l'avvocato, il medico, il notaio, e mamma voleva che facessi il parroco, perché diceva: così le donne cattive non le ti farà soffrire, figlio mio. Invece non ho accontentato nessuno. Lui telefonò alla Ricordi dicendo: mi vergogno all'Italia che mio figlio faccia questo mestiere, quindi dovete cambiare il nome perché è minorenne e io vi diffido. Allora la segretaria, 4 mesi prima del Sanremo del 64, disse al dottor Micocci, leggendario talent scout della RCA, che scoprì De Gregori, Rino Gaetano, Lucio Dalla, Venditti e Cocciante, e poi passò alla Ricordi, dice: dottore, come lo chiamiamo sto povero ragazzo? Beh, americanizziamolo, va di moda, Little Tony, Antonio, Giovanni, Johnny Dorelli, chiamiamolo Bobby. Sì, Bobby cosa? Cioè, come chiamo? Bobby e che cosa? E lui disse: solo Bobby, solamente Bobby. E lei ha capito male e ha scritto Bobby solo, ma io ero molto contento di questo nome. Ma un veramente, nome, azzeccatissimo. Ma guarda, c'è una band punk, purtroppo non riesco a trovare sto disco, mi hanno mandato, ma l'ho perso, un 45 giri di una band nell'82, di ragazzi che facevano punk a Amsterdam, e faceva Bobby, solo, no, Bobby, solo, quindi sono molto contento che anche all'estero è stato usato il mio nome. Voglio dire, sei conosciuto comunque all'estero, no? Sì, sì, ho venduto molte copie in Germania cantando in tedesco. Io ho venduto quasi 3 milioni di copie cantando in tedesco. Un esempio: Genicht an mir vorüber, Genicht an mir vorbei, kein Mädchen ist mir lieber als du Marina Marei. Geh nicht an Weg der Tränen, sonst bricht dein Herz entzwei. Und darum sieh nicht Segen, Nacht mir, Marina Marei. 3 milioni di copie, in tedesco, no? Non cover della lacrima, proprio. No, certo, certo. Avevo un produttore tedesco, Gerd Schmidt, un signore di 50 anni, io ne avevo 20, e mi portavano a Francoforte a incidere nello studio a Waldorf, nella Foresta Nera, dove c'erano dei microfoni. Io che sono un appassionato dell'audio, l'hai visto dai miei cavi. Lo vedo. Ma poi ho qui 45 microfoni, ma non te li posso far vedere perché sono grosso e non mi riesco a muovere. C'ho 5 amplificatori, c'ho 19 chitarre e c'ho 4 mixer digitali e c'ho qui 4 batterie elettroniche, una te la faccio vedere. Questa qui, Beat Buddy, questa contiene 400 campionamenti di batterie vere. Cioè, io sono appassionato dell'audio, no? Lì c'erano dei microfoni che oggi noleggi in America perché costano $60,000 del 50 e sono i Telefunken LM250. I Telefunken li usavano in quello studio nel 65, li usavano pure sulla batteria, anche sul citofono. Ce l'avevano perché erano altri tempi. C'erano 20-30 Elan 250 Telefunken, ne basterebbe uno per avere un suono incredibile, perché ha la morbidezza della valvola e la presenza e la profondità, ma non ci sono più, quelli che ci sono li affittano, cioè se uno in America Bublé lo incide, lo studio lo affitta a $200 al giorno, perché è assurdo pagare 40-50 mila euro per un pezzo di ferro così, però è così. E quelle valvole sono del 40 della guerra e non ci sono più, per cui quando la valvola si esaurisce dentro quel microfono lo butti via, ma ancora cioè, qualcuno funziona, ancora qualcuno funziona. Senti Bobby, hai citato prima il Festival di Sanremo, credo che tu abbia una dozzina di partecipazioni almeno. Mi sembra 13, ma dovrei ricontarle. Direi che sono parecchi, e lo hai anche più di una volta vinto, forse 2 volte con la Se piangi staridi e con la Zingara, con la Zingara insieme a Iva, alla mia grande amica Iva. Sì, certo. Come furono quelle partecipazioni? Beh, 64, quando vidi alle prove Polanca,
tra l'altro tutto abbronzato. Io non conoscevo la geografia, non capivo come faceva uno a febbraio a essere abbronzato, ma non sapevo della, non studiavo della Florida, della California. E quando vidi lui già padrone della scena, ogni volta che torno, non vorrei più partire. Bravissimo, si muoveva. Io ero un bambino, avevo 19 anni, avevo fatto 3 serate a Milano al liceo Beccaria e al liceo Longone, dove incontrai anche Sant'Ercole, il nipote di Celentano. Per cui mi sentii spiazzato, dissi, ma io sono una nullità davanti a questi mostri. Frankie Avalon, quello che cantava Venus If You Will, poi vidi Bobby Rydell, di origine italiana, Roberto Ridarelli, che tuttora a 76 anni canta a Las Vegas, l'ho visto sul web, quindi mi mancò la voce per la paura, per l'insicurezza, eccetera. Nel Se piangi se ridi, la cosa divertente è che continuavo a essere in questa palla mentale di cui non mi rendevo conto di quello che stavo facendo e di quello che avevo combinato con questa canzone La lacrima sul viso. Quindi, cantato il mio pezzo, Se piangi, se ridi, dissi all'arrangiatore, non pensavo che avrei vinto. Gli dissi, senti, sono le 11, sai che ti dico? Andiamo via, andiamo a mangiare al ristorante Il Gambero Rosso che ho fame. E siamo andati al Gambero Rosso con Gianni Marchetti, l'arrangiatore, e a un certo punto a mezzanotte arrivano due della Rai, perché avevo detto vado a mangiare, c'ho fame, e mi dicono, Bobby, ma tu sei un pazzo, c'ho tutti i 40 giornalisti, Eurovisione, hai vinto. Come ho vinto? Davvero ho vinto. Sì, Bobby, dai, sei pazzo, vestiti, corri subito di nuovo. E per fortuna il ristorante era a 200 metri dal palazzo del Casinò, dove c'era il teatrino di 300 posti, dove si faceva allora. Mi sono rivestito, tutto emozionato, e Mai Buongiorno mi fa, Bobby, adesso che hai vinto, è vero? Che cosa vuoi dire al tuo pubblico? E io dissi, grazie, un vero cowboy è sempre di poche parole. E vincesti con? Se piangi, piangi, amore, io piango con te, oddio, con te, perché tu sei parte di me. Bellissimo. Ricorda sempre quello che fai, sopra il mio volto lo rivedrai. Un po' di blues non ci sta male. Certo. Poi con la Zingara, bellissima, con la Iva Zanicchi, invece lì sapevo che avevamo la possibilità di vincere, perché avevamo una canzone molto forte, certo. E quindi pensavo che ce l'avremmo fatta. Ne ho fatto un tutorial recentemente, perché sì, credo che quella canzone sapevo che avrebbe fatto, perché era forte, me la portò Morandi. Morandi aveva creato una edizione musicale con Migliacci, Migliacci Morandi, l'edizione si chiamava Mimo. Mi portò una ventina di pezzi a casa con la sua Martin D35 e mi fece sentire anche Bada bambina, bada bambina, da 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 da. Gli dissi, ma no, questa fa la fare a Tony che fa rock and roll. E poi mi fece sta canzone Zingara. E questa mi piace, Gianni, me la prendo. Sì, la porto alla Ricordi e chiedo di cantarla. Questa mi piace. E così è stato. E lui è stato così professionista che era convinto nell'arrangiamento. Io la incise a Via dei 500 a Milano, dove c'era la sala della Ricordi, in una chiesa. In quella chiesa il parroco, la Ricordi gli dava del denaro, quando non facevano le cerimonie mettevano delle tende di velluto lunghe 10-20 metri per evitare il rimbombo. Era tutta una specie di pentola di tessuto di velluto. Lì incise Paoli e tutte le sue canzoni, incise parecchia roba anche De André, incise credo anche la Vanoni, Milva, e Morandi arrivò. Partì di notte per arrivare alle 9:30 allo studio a Via dei 500 per fare solo prendi questa mano, lui fece con la chitarra. Questa nota per lui era importante. E se tornò a Roma. Certo. Fece 8-6 ore di viaggio per fare questo. Sì. Ma pensa un po'. Ma era dunque una chiesa resa sala d'incisione? Assolutamente, era una chiesa. Penso un po'. Era in una chiesa, adesso non vorrei fare una gaffe, non so se era una chiesa o il teatro della parrocchia,
perché c'erano le sedie di legno, quelle dei tempi nostri, le sedie di legno proprio di Mogano, quelle che si tira su e giù. Per cui io credo che non era proprio... Ricordo che c'era il campanile, i mattoni, e via dei 500. Io conosco la via, ma adesso non ho presente la... E quindi io penso che era il teatro dove si facevano magari dei seminari, delle cose, però era attaccato alla sacrestia, era tutto attaccato lì. Ah, perché una chiesa, sai, ci si immagina sia molto alta, ci sia rimbombo. No, era alto questo posto, c'era tanto tende di velluto anche sopra, sul tetto, anche che sopra. Loro però non era la chiesa con l'altare. Era penso che era il ci sono state 300 sedie di legno e poi avevano fatto un muro con la regia, roba incredibile perché oggi con i computer tu metti dentro sulla voce 10 effetti con un dito e lì per usare il chorus e il flanger che sono effetti particolari, flanger, il chorus sarebbe se tu senti questa chitarra così e metto il chorus. Questo venne messo anche su un pezzo della voce, su un pezzo di Battisti, che ne sai tu di un campo di grano, c'era il flanger. E beh, per mettere un effetto c'era una cosa con dei collegamenti di 2 metri, cioè certo. Dovevano fare un clunk clunk per mettere un effettino. Oggi basta stroccare un bottone, track, e metti 10 effetti. Cioè, vedo che sei ancora legato alla tua lingua. Beh, io adesso vivo qui a Viano, a Pordenone, da 15 anni, perché mia moglie è americana, coreana di origine, e suo papà era un militare, purtroppo è andato via l'anno scorso, era un militare, aveva lavorato in tutte le basi americane, in Guam, in Nord Dakota, e anche in Sardegna alla base missilistica di Decimo Mannu e anche a Ghedi vicino Brescia e anche a Viano. Quindi però... qui ci sono 12.000 americani, abbiamo il permesso di entrare non perché io sia Bobby Solo, ma perché hanno visto sul libro degli aviatori che Bruno Satti, mio padre, ha avuto 2 medaglie d'argento come combattente e quindi hanno guardato il libro degli aviatori e mi hanno concesso a vita l'ingresso nella base. Però se non sbaglio, certo, ma se non sbaglio sei romano tu? Io sono nato a Roma, papà è di Trieste, mamma di Trieste, nonna di Pola, che era Italia, Istria, e bisnonna del Montenegro, dove ci sono molti gitani. Per quello forse a me piace essere sempre on the road, c'ho questo spirito gitanoide. Però sei nato e hai vissuto a Roma? 58 anni, mi manca perché la mia città è... però non è la Roma degli anni 60, quindi io quando erano gli anni della lacrima di Se piangi se ridi vivevo di notte a Via Veneto nei night club e andavo nei locali dove Carletto Loffredo e la Dixieland Band facevano jazz, andavo a vedere gli Spogliarelli nelle varie alla Rupe Tarpea, al Fascination, ai night, a Dolce Vita. Ma la Roma così non c'è più, io sono già andato. Non rispettavi troppo i ritmi circadiani? No, c'è proprio circa proprio niente. La mia povera ghiandola pineale. Mi sa che anche adesso forse. Hai ragione, io vado a letto alle 3, alle 4 e ho l'iPad, guardo film, concerti, ho Netflix, ho questo mixer con le cuffie per cui non mi sente nessuno. Non disturbo nessuno e suono fino alle 4 di mattina. Infatti con questo lockdown ho migliorato la mia tecnica. La tecnica? Eh beh, certo. L'ho migliorata perché suono dalla mattina alla sera, c'è niente da fare. Quindi tu partecipasti con la Lacrima sul Viso a Sanremo, ma sì. Non vincesti? No, allora non mi volevano mandare la Ricordi. La Ricordi mi disprezzava, dicevano... che avevo i bassi di Frankenstein e il falsetto di un castrato della Cappella Sistina. Ti giuro. E volevano mandare Giorgio Gaber, mio caro amico. La canzone di Gaber si chiamava Tante Grazie e invece io dico a Tante Grazie a Gaber che non ha voluto andarci. Mi hanno messo per caso a Sanremo, non volevano. E mi hanno messo all'Hotel Royal neanche in una camera.
ma in un sottoscala c'erano le camere della servitù, ti giuro. Non c'era il gabinetto, per andare a fare i bisogni andavo nella hall e c'era solo un piccolo lavabo di ceramica, perché era vecchio quell'hotel, con della tappezzeria ingiallita e una luce fioca. Però dopo la mia esibizione in playback, in una notte sono arrivati alla Ricordi 300.000 ordini della lacrima sul viso in 12 ore. A quel punto, il giorno dopo, è arrivato un cameriere e mi hanno portato alla suite, quindi dalle stalle alle stelle. Certo. E mi hanno portato lì. E poi dopo un mese, io non continuavo a vivere, sarà del segno dei pesci, oppure sarà che c'ho qualche neurone in meno, io non mi rendevo conto di quello che stava succedendo intorno a me. Allora il capo della Ricordi, il dottor Guido Rignano, mi portò a via Salomone a Milano a vedere il magazzino dei 45 giri e mi fece vedere due tir. E io dissi: ma questo cos'è, mercato frutticolo? No, no, quelle sono lacrime che vanno al sud. Due tir. Le chiamavate lacrime? Quindi. Due tir. E io queste cose, oggi è un successo e sono 15.000 copie. Il Pecora Nera del festival era... un cantante che non mi ricordo il nome adesso, era toscano, vendette meno di tutti, 365.000 copie. Era un po' la vergogna delle vendite. Oggi un successo plateale, sono 20.000 copie. Certo. incredibile, esatto. Unbelievable, incredibile. La canzone di chi è? È tua? La canzone mia me l'hanno rubata e mi hanno obbligato. E questo poi su tutti i giornali, sono uscite 18 testate, e me l'hanno rubata dicendomi che non potevo firmarla a 19 anni, mentre invece lo statuto della SIAE dice che l'età minima è 16, ma io non avevo aiuto né da mio papà, che non mi voleva neanche ascoltare, e nessuno che mi poteva informare. Quindi mi hanno detto: te li darà il nostro direttore artistico, e questo direttore artistico mi ha dato le briciole. Quindi però dopo si è pentito e nel 92 me l'ha restituita, ma diciamo che abbiamo perso quasi 1,5 milioni di euro. Ma non importa, perché io i soldi vanno e vengono, sono andati e venuti, non mi interessano. Io sono un idealista e amo la musica, non amo i risultati della musica. Bravissimo. Infatti hanno scoperto molti altri imbrogli, 12 paralegali di Chicago, grazie anche all'aiuto dell'avvocatessa Maria Grazia, che è l'avvocatessa di Mogol, e stiamo sistemando alcune cosine con 10 case discografiche che mi hanno truffato. Ma questi sono problemi per me, mi interessa sopravvivere al virus e tornare a cantare. Certo, bravissimo, hai tutta la mia comprensione e ammirazione. Una cosa, sì. Quindi in qualche modo il tuo successo arriva... sarebbe probabilmente arrivato ugualmente, ma se Gaber avesse partecipato a quel Sanremo, chissà. No, perché non mi avrebbero fatto andare. Appunto. Loro non mi volevano, dicevano che, mi diceva il direttore artistico: Esatti, la smetta di imitare Elvis, lei deve imitare Celentano. Io sono amico di Adriano, molto amico, siamo stati insieme tanti anni, anche quando a Roma corteggiava Claudio Amori. Però lui è un grande cantante, ha una voce quasi nera, un po' alla Ray Charles quando fa Hit the Road Jack. Però a me piaceva Presley, piaceva quel tipo di background, mi piaceva, non è che ero un imitatore, non potevo imitarlo, perché io come voce sono un baritono, non sono un tenore. Elvis era un tenore, quindi io sono nel range di Dean Martin. Dean Martin cantava sempre i pezzi un tono, due toni sotto a Elvis, perché il baritono ha un altro timbro. Certo. Quindi non ho mai pensato di voler essere un imitatore. Quando in Giappone ho venduto 3 milioni di copie e ho fatto 8 tournée, in Giappone ci sono le foto, perché questi vinile valgono anche 300-400 euro. E sono vestito elegantissimo, io mi vestivo
pur facendo rock and roll e blues dopo le mie lacrime e se piangi se ridi, io mi vestivo da Angelo of Rome a via Bissolati, che è una discesa che porta a via Veneto e a piazza Barberini. Lì si vestivano Cary Grant, Richard Burton, il marito di Elizabeth Taylor, e Robert Mitchum e tutti questi grandi personaggi. Si vestivano tutti quanti da Angelo of Rome. Io cantavo in Giappone, pesavo anche 15 kg di meno, vestito di nero, il fresco di lana mohair, tre bottoni, calzini bianchi e mocassino italiano di vitello morbidissimo. Io non ho mai messo giacche di pelle, borchie e frange, mai fatto questo. Certo, quindi non c'era rivalità tra te e Little Tony che in assolutamente, assolutamente. A parte che Tony mi ha adottato, perché quando la lacrima sul viso mia mamma mi dette 10.000 lire, che erano, come forse tu sai, grandi così, certo. Che ho scritto 10.000 Repubblica Italiana, dovevano durare per tutto il festival, per 10 giorni. Lui quando mi ha visto mi ha preso sotto la sua ala protettrice e con la sua Jaguar E, verde metallizzato, mi portava a tutti i ristoranti di pesce, spigole, scampi, rombi, e tutto pagava lui. È sempre lui. Io non sono mai riuscito a pagare a Tony un pranzo o una cena. Mi ha portato anche al Night, il Capo Nero, dove ho ballato con l'Entrenese. Io le donne a 19 anni le avevo viste solo sulle fotografie dello specchio del Borghese, con le calze a rete, con le giarrettiere, i calzi tacchi a spillo, ma non avevo mai visto una donna. Mi ha fatto ballare con delle meravigliose donne austriache, tedesche, lit bionde, che facevano le Entrenese. Tony è stata solo un'amicizia, legatissimi. Poi lui, ironicamente, lui aveva un grande look, curava molto l'immagine, io curavo molto il suono, la voce e gli arrangiamenti. Quindi lui mi disse, eravamo a Piro in una villa che ci invitò il costruttore di attrezzi sportivi Rodolfo Panatta, Rudy Panatta, mi disse: Robè, con la mia immagine e la tua voce avremmo fatto un grande cantante. Beh, siete state comunque due personaggi veramente a quell'epoca, sì, sì, soprattutto di spicco. Lavorato in Rai, abbiamo fatto 30 anni della nostra storia, abbiamo lavorato in Mediaset con la Fratello 3 anni facendo, certo, un programma bellissimo, si chiamava Casa Mia, nella Range dalle 10:30 a mezzogiorno, l'orario delle massaie. È stato un bellissimo periodo. Certo, certo, ma un periodo che mi sembra non ancora finito. Hai ancora qualche novità da sottoporci? Musicale? No, ti canto un pezzo di Dean Martin, forse dai. Noioso, può essere noioso, però è molto bello, perché Dean Martin si chiamava Crocetti, era di origine il papà di Montesilvano. Come tutti gli italiani. È un mio idolo. Return to me, oh my dear, I'm so lonely. Hurry back, hurry back, oh my love, I'm yours. Return to me, for my heart wants you only. Hurry home, won't you please hurry home to my heart. My darling, if I hurt you, I'm sorry. Forgive me, and please say that you're mine, mine, mine. Return to me. Please come back, Bella Mia. Hurry home to my arms, to my lips, and my heart. My darling, if I hurt you, I am sorry. Forgive me,
And please say that you're mine, mine, mine. Ritorna a me. Cara mia, ti amo. Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu nel mio cuore. Oh yeah. Bellissima. Bravo Bob, ma finiva proprio così con le parole italiane? Eh? Sì, sì, potrei controllare. Sì, ma sì. Mi sembra, io non sono un anglofono, ma sì, mi sembra che tu abbia un ottimo inglese e lo hai imparato cantando? Diciamo che all'inizio no, quando era il 62, mia sorella sposata con il medico che faceva, però era giovane, il militare a Vicenza, alla caserma Ederle, io cantavo a 14 anni per gli americani di 14 anni, perché mi apprezzavano, però invece di dire... Well, it's one for the money, dice tutte parole inventate. I won't speak so long, speak busy long, baby, she's the most amazing, leave me, baby. E però gli piaceva uguale, perché c'aveva groove. Poi dai, facela questa, facela, Bobby. Sì. Well, it's one for the money, two for the show, either get ready or I got get going, don't you step on my blue sweatshirt. Well, you can do anything but that you own my blue sweatshirt. Well, you can knock me down, step on my face, sling my name and load the place. I do anything but that you want to do. So, honey, hold for my shoes and don't you step on my blue sweatshirt. Well, you can do anything, I lay hold for my blue sweatshirt. Well, it's one for the money, two for the show. Really got ready by the cool cat going, don't you step on my blue sweatshoes. Well, you can do anything, I lay over my blue sweatshoes. Well, it's blue, blue, blue sweatshoes. Blue, blue, blue sweatshoes, baby. Blue, blue, blue sweatshoes. Blue, blue, blue sweatshoes. Well, you can do anything but that you own my blue sweatshoes. Questo è forte perché grande. Quando nel 75 avevo una band fatta di ragazzi di Parma, di due formazioni di progressive rock italiano, una erano Rockies Fili e l'altra L'Acqua Fragile, erano famosi come progressive rock, come Le Orme, come tanti altri cantanti, la PFM erano un po' meno famosi, ma loro erano di Parma. Quindi gli dicevo, dovete fare la fine con me. Blue, blue, blue sweatshoes. E loro dicevano, blues, blues, blue sweatshoes. No, non dovete dire blue sweatshoes. Dovete dire, blue, figa Bobby, lo stiamo dicendo, blue, blue, blue sweatshoes. No, dovete dire. Senti, questo fortissimo. È stato uno dei brani che hai cantato più spesso nella tua vita. Abbastanza. Sì, sì, sì. Ai tuoi classici italiani, però nel repertorio è ma distante. Ti posso dire, tanto ormai c'ho l'età che non vengo carcerato, perché ormai non possono carcerare un 76enne. Io, quando ho fatto La Lacrima e prendevo un cachet abbastanza alto, no? Tipo oggi 35.000 euro, avevo tre canzoni. Cioè, i locali mi volevano uccidere, perché io cantavo solo 15 minuti. Avevo Blue Suede Shoes, La Lacrima e la facciata B, che si chiamava Non ne posso più. Però, essendo all'apice del successo, purtroppo i gestori... Non avevo repertorio, perché ero stato preso all'improvviso. E poi la cosa divertente che raccontiamo al tuo pubblico, il mio manager, che poi fu il mio scopritore e mi portò a Sanremo, è quello che ha creato Sanremo, Gianni Ravera. Certo. Lui... Durante i primi 4 mesi d'estate continuava a aumentare il prezzo, non a me, i soldi li pigliava lui, continuava a aumentare 1.000, 2.000, 3.000. Allora c'era un impresario legato alle feste dell'Unità che si chiamava Onelio Barbati e lui mi chiama e mi fa: senti Bobby, sappiamo che devi cantare a Riccione e Vallechiara, io ho qui 30 contratti col prezzo ancora di 2 mesi fa, se non lo firmi io porto
due uomini con dei sacchi di cacca di vacca e te li tiro addosso mentre canti. Io dico, vabbè, dico, adesso al telefono non c'erano i telefonini. Vabbè, Onelio, ci vediamo domenica. Insomma, vado a cantare al Valle Chiara, che era un bellissimo locale a Riccione, e dico al mio bassista Maiorana, gli dico, ma mi hanno detto che c'ho dei sacchi con la cacca, ma non ci credo io. Vai dietro a vedere, e mi fa, sì, ci sono due signori con due secchi di vacca, di cacca di vacca. E io, ma non te li hanno tirati. E io ho detto a Barbati, no, firmo tutto al prezzo vecchio. Sì, mi viene da ridere perché tu hai citato delle cifre prima e... oltretutto, come dire, ammiro la tua sincerità. Beh, ma guarda, ma... che oggi mi permetto di dirti, sì, oggi i prezzi sono molto più alti. I Pinguini Tattici Nucleari, poveri, dovevano fare 30 concerti, poi è arrivata questa brutta pandemia, erano venduti dopo Sanremo 82.000 euro. Accidenti. Sì, sì, ma le cifre sono tutte altissime. 35.000 oggi le prende un medio. Adesso non facciamo nomi che dopo magari qualcuno si offende, ma è un prezzo medio, capisci? Sì, sì. No, francamente parlo dei nuovi, dei giovani, Poi sì, sì, bisognerebbe, beh, poi bisognerebbe anche vedere se di quei 30, 40 o 50 l'artista ne prende tutti quanti oppure ne prende 6.000 e il resto il manager e la casa discografica, quello sarebbe da indagare. Certo, beh, chiaro, no, non è al corrente di queste cifre perché sono fuori dal mondo, sì, sì, dell'esibizione, capisco, sui palchi, sì, sì, per cui, ma credo che sia anche molto correlata, come è sempre stato, no? Certo. È una bilancia, se pesi ti metteranno, sì, su delle monete, ma, il tuo peso, diciamo, è. Diciamo che anche se pesi, chi ci guadagna in genere il manager discografico. E questo è sempre stato così. Sì, sì, indubbiamente, ma adesso credo anche peggio, perché una volta sui dischi, senza fare nomi, un mio collega che aveva fatto 3 milioni di copie, gliel'hanno rubato il discografico 600.000. Ma oggi su un disco di successo di 15.000 cosa può rubare il discografico? Ah, certo. Quindi preferisce fare affari tra manager e discografico sui cachet un po' gonfiati. Certo, certo. Capisci? Certo. Certo, sì, quando la musica perde veramente di poesia. Bravissimo Tino, that's right. Diventa puro però potrebbe business. Essere che questa brutta storia della pandemia potrebbe in un certo senso tagliare le gambe a queste brutte operazioni di sfruttamento e ritornare a dei valori più vicini alla musica. Potrebbe no, come potrebbe sì. Staremo a vedere, eh. Intanto certo, vediamo di uscirne, perché... Perfetto. Perfetto. Senti, Bobby, io ti saluto con All right. queste parole. Ti ringrazio, anzi, non so come ringraziarti, perché avere no, un ospite come te non è... Per me cantare, cioè tu pensa che in Rai o in Mediaset ti fanno cantare sì e no un minuto di una canzone. Quindi io ringrazio tutte queste televisioni, questi network privati, che preferisco perché mi permettono, non si può fermare una canzone a un minuto. Ah, certo. Sai, sono giornalisti, allora tu canti, questo pezzo di prima, fermati che ci abbiamo qui i giornalisti. Capito? C'è la pubblicità da mandare. Capito? Sì, quindi certo, io sono molto felice e molto grato a tutte le televisioni web e a tutte le possibilità di poter spargere il mio amore per la musica. E oggi l'hai sparso e sono questo convinto mi fa che, grande gioia, che tanti lo abbiano raccolto. Bobby, okay, grazie ancora. A io te. Ti saluto e saluto tutti voi che siete stati ad ascoltare. Grazie a tutti i telespettatori, web spettatori, come si potrebbero definire. Certo, è così direi. Ok. Ok. Un grazie abbraccio. Bobby. Viva grazie la musica. A tutti, a presto. All right.